a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sgarrito dal vento, ti voglio ridere, con te la stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Buonasera, buonasera dai microfoni di RDA Radio 1 in diretta web. Il M91 Crotone, taccuino di Antonio Milano per l'edizione odierna del taccuino. Parliamo del 12° turno di Serie B KT che ha visto impegnato alle ore 16:15 allo stadio comunale Ezio Scida di Crotone, appunto, le due squadre del Crotone e del Monza. Il Crotone allenata da due giornate dal nuovo tecnico Pasquale Marino, subentrato dopo l'esonero a Francesco Modesto, e il Monza allenato dall'ex allenatore del Crotone Giovanni Stroppa. Un match che dalle premesse vedeva sicuramente un Monza che ormai si vede proiettato, diciamo, in zone tranquille per pensare anche ad una scalata per la Serie A. Un Crotone che, partito per raggiungere questo obiettivo, si trova in questo momento in una situazione deficitaria di classifica che non è proprio da squadra da occupare il terzultimo posto in classifica, che quest'oggi, grazie alla sconfitta dell'Alessandria, la vede proiettata al terzultimo posto, appaiata insieme all'Alessandria a quota 8 punti. Un 12° turno che vede l'anticipo di venerdì sera alle 20:30 tra Cosenza e Regina, un altro dei derby calabresi, con la vittoria della Regina. Il match si è giocato venerdì sera 5 novembre alle 20:30 con la vittoria per 1-0 da parte della squadra dello Stretto. Gli Amaranto dello Stretto praticamente hanno battuto i Lupi Silani per 1-0. La partita, che si è giocata al San Vito Marulla di Cosenza, ha visto l'arbitraggio di Antonio Di Martino, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi e Damiano Di Iorio, il quarto uomo Francesco Carione, la rete al 55° del secondo tempo segnata da Montalto su assist di Bianchi. Alessandria allo stadio Giuseppe Moccagatta con l'arbitro Giacomo Camplone, assistito dai suoi collaboratori, praticamente ha visto l'Alessandria soccombere per 2-0 grazie alla doppietta di Donnarumma su assist di Falletti,
per il primo gol segnato al 15° del primo tempo e il raddoppio su assist di Partipilo al 42° ad opera della Ternana. Le altre partite che si sono giocate quest'oggi alle ore 14, dopo Alessandria Ternana finita 2-0 per la Ternana, Ascoli Lanerossi Vicenza terminata 2-1 allo stadio Cino e Lillo del Duca sotto l'arbitraggio di Daniel Paterna, assistito dai suoi collaboratori. Praticamente la rete di apertura delle marcature è al 20° di Dionisi su assist di Salvi, il raddoppio di Brosco su autorete praticamente al 43°, mentre il Lanerossi Vicenza accorcia le distanze con la rete della bandiera segnata al 62° da Gili Diaw. Allo stadio di Como, lo stadio Giuseppe Sinigaglia, l'arbitro Francesco Cosso, coadiuvato da Mauro Galetto, Claudio Barone, quarto uomo Enrico Gigliotti, è terminata 4-1 contro il Perugia. Le reti: Lagumina al 7° su assist di Ciaia, al 15° su calcio di rigore raddoppia Alberto Cerri, al 18° e ancora Bellemo su assist di Cerri, e la quarta rete arriva al 28° ad opera di Solini su assist di Scaglia. Parigini al 12° sbaglia un calcio di rigore e si fa parare la palla, al 48° accorcia le distanze De Luca su assist di Burrai per il Perugia. Sempre alle 14 allo stadio di Cremona, Giovanni Zini l'arbitro e Andrea Colombo gli assistenti Salvatore Longo e Nicolo Cipriani, il quarto uomo Leonardo Mastro Domenico. Apre le marcature al 33° buon aiuto per la Cremonese su assist di Carnesecchi, pareggia al 44° Melchiorri su assist di Mora per la Spal, quindi risultato finale rimarrà Cremonese 1, Spal 1. Alle 16:15 è stata la volta di sabato 6 novembre per l'appunto di Brescia Pordenone, terminata 1-0 per il Brescia allo stadio Rigamonti, l'arbitro Manuel Volpi, gli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Davide Imperiale, il quarto uomo Hermes Cavaliere. La marcatura è arriva al 77° da Moreo su assist di Pajac. La partita delle 18:30 vede praticamente il poker del Frosinone sul Benevento per 4-1. La partita si è giocata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento dietro l'arbitraggio di Matteo Marchetti, coadiuvato da Filippo Valeriani e Salvatore Affatato, quarto uomo Maria Marotta. Al 35° è Lulic che poi raddoppia al 48° su assist di Charpentier. Al 50° è ancora Charpentier a realizzare, il tempo di accorciare le distanze e arrivare al 3-1
per Di Serio su assist di Letizia al 78esimo. Che in poche parole si fa perdonare per gli errori che hanno portato Cicerelli al 75esimo a calare il poker. Alle ore 14 di oggi, domenica 7 novembre, la prima partita è stata quella di Lecce allo Stadio del Mare. Allo stadio di Via del Mare, l'arbitro Davide Gersini, assistito da Giuseppe Perrotti e Domenico Palermo, il quarto uomo Mattia Pascarella. Le marcature sono tutte a carico del Lecce verso il Parma. Al 16esimo va in vantaggio Coda su assist di Gargiulo. Raddoppia sempre Coda su calcio di rigore al 31esimo. Poi è al 37esimo Gabriel Strefezza a segnare la terza rete. Il poker arriva sempre con Coda, autore di una tripletta su assist di Gabriel. Allo stadio Ezio Scida di Crotone si è giocato Crotone Monza. La squadra di Pasquale Marino riesce ad agguantare un pareggio insperato, la strada si mette male per il Crotone, rammentando che la squadra di Giovanni Stroppa è venuta a Crotone per fare punti e proiettarsi verso la vetta della classifica con maggiore tranquillità, ma ha il guru Colpani che su assist di D'Alessandro porta in vantaggio il Monza al 17esimo. Certamente si fa sorprendere da un Don Sai in vena di fare gol e di fare male al portiere Di Gregorio. Tanto è vero che all'86esimo arriva su assist di Mosè Iuara la rete del pareggio e che porta sicuramente Pasquale Marino a raggiungere il suo primo punto ufficiale. Ma per quello che si è visto è un risultato sicuramente che premia entrambe le squadre per quello che hanno fatto vedere, per quelli che sono stati i loro sforzi, soprattutto per il Crotone che ha fatto vedere veramente oggi dei bei spunti e che poteva essere in grado ancora di raddoppiare e sicuramente portare davanti al proprio pubblico i secondi tre punti casalinghi. Non c'è riuscito di poco, dobbiamo accontentarci di questo punto che vale tanto oro quanto pesa. E mentre vi parliamo, allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, il Cittadella Padova in questo momento è in vantaggio. Al 47esimo arriva la rete di Antonucci su assist di Perticone. Fermo restando che parleremo di classifica finale nel terzo appuntamento di quest'oggi, M91 Serie B, con Antonio Milano, Pianeta Serie B, vediamo la classifica provvisoria del momento. Sempre premesso che il Cittadella possa confermare la vittoria nel suo momentaneo vantaggio di una rete a zero, questa è la classifica provvisoria.
Brescia 24 punti, si riporta in vetta. Lecce e Pisa seguono a un punto. Regina 22, Rosicchia a un punto e si riporta alla quarta posizione a un punto, a quota 22, e a quota 21 si avvicina quindi il Frosinone. Benevento, Como e Cremonese sono appaiate a quota 19 punti. Seguono Ascoli e Monza con 18 punti, Perugia e Cittadella con 17 punti, Ternana e Parma a quota 16, Spalla e Cosenza, soprattutto il Cosenza che con la sconfitta casalinga si porta al sest'ultimo posto della classifica a quota 14 punti, in concomitanza con la Spalla, Alessandria e Crotone. Grazie al punto raggiunto dalla Crotone si trovano appaiate a quota 8 punti, considerando la sconfitta interna dell'Alessandria. Chiudono a quota 4 il Nerossi Vicenza e a quota 3 il Pordenone. Questa sera però, con questo primo appuntamento di M91 Crotone e Taccuino di Crotone, vi commentiamo la partita dello Stadio Comunale Ezio Scida prima della pausa, perché poi il Crotone tornerà a giocare il 20 novembre alle ore 16:15 per il tredicesimo turno in trasferta. Parliamo di Crotone Monza, partita terminata 1-1 con l'arbitraggio di Marco Di Bello, coadiuvato da Marco Bresmes e Francesca Di Monte, quarto uomo Antonino Costanza. Una partita che ha visto un ennesimo avvicendarsi sulla porta rossoblu di Contini e Marco Festa, perché Nikita Contini ha dovuto lasciare anzitempo per un infortunio al ginocchio sinistro. La squadra scende in campo con Contini, Nikita Contini tra i pali, poi la difesa con Canestrelli, Simone Canestrelli, Paz, Marco Sala e Brian O'Day alla mediana, poi a centrocampo Zanellato, Vulic, sulle fasce Donsa e Molina, la coppia d'attacco Maric, Mirko Maric e Samuele Mulattieri. Gonfred Donsa, autore della rete del pareggio del Crotone, Salvatore Molina, un uomo immancabile, soprattutto in attesa del rientro di Ahmed Ben Ali. A disposizione di mister Pasquale Marino, Giuseppe Cuomo, Luis Rojas, Jonut del Searu, Davide Mondonico, Giuseppe Borello, Saro, D'Aprile, Marco Festa, Mosè Iuara, Pasquale Giannotti, Santiago Visentin. Giovanni Stroppa risponde con la convocazione di Di Gregorio tra i pali, poi Donati, Paletta, Pirola, Pedro Pereira, Colpani, Andrea Barberis, Pepin, Carlos, Valotti e D'Alessandro. A disposizione nella panchina Sommariva, Antof, Mota, Bettella, Siatunis, Mario Sampirisi, Vignato, Luca Marrone, Gitchaier,
Ciurria, Mazzitelli e Caldirola sono addirittura tre. Ex pedine della Crotone, Mario Sampirini, Luca Marrone, quattro, e in campo sin dall'inizio Andrea Barberis e Pedro Pereira. Le scelte dei due allenatori sono orientate praticamente con il Monza in questo momento con 17 punti all'attivo prima del match, che inseguono la zona playoff, e poi chiaramente la scelta di Giovanni Stroppa è orientata ad un 3-5-2, mentre per quanto concerne il modulo tattico scelto da Pasquale Marino per questa prima versione casalinga allenata da lui per la sua seconda giornata di presenza è un 4-3-3, in attesa di recuperare anche qualche infortunato, qualche assente particolare. Tra questi appunto Ahmed Ben Ali, la scelta si orienta ad un 4-3-3. Marco Di Bello di Brindisi, l'arbitro, poi abbiamo detto che oltre al quarto uomo c'è pure il VAR, la dirigenza del VAR è affidata a Maggioni. Diamo la linea alla redazione giornalistica e sportiva, ma prima vi ricordiamo che ci potete seguire su vari canali, tra questi tutto circuito aderente appunto alla web radio associate, un circuito di supervisione che insieme all'altro circuito di supervisione radiovacanze.com ci permettono anche la collaborazione della redazione giornalistica e sportiva, ma ci potete seguire anche sui canali alternativi soliti, e cioè il circuito Spreaker. Tra questo circuito spuntano i nomi di una collaborazione ormai storica, consolidata, con stapparadio.it, Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, cui vanno i nostri saluti, e poi la pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, coadiuvata dal gruppo Adessa Collegato. Amici cui piace Fracalcio Realtà, il canale di Twitter, i canali di YouTube di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Poi non a caso vi ricordo anche lo spunto che ci proietta su Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Joe Savn. Tutto questo per voi, M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano, torna tra qualche minuto di nuovo in diretta su RDA Radio 1.